E Giovanni giustamente dice: no, sono due i parametri che tu devi tenere presente, il verticale e l'orizzontale, e devono essere coerenti. Se questi sono coerenti, sta pur tranquillo che anche con gli altri tu possiedi, al di là della simpatia umana, possiedi una comunione profonda, perché tutti e due partite da presupposti che sono uguali. Cioè Cristo è colui che ha l'ultima parola su di me e sulle mie decisioni. Se noi partiamo da questo presupposto, tutti siamo in comunione. Tenete poi presente che dentro a questa logica si inserisce il punto B, che non è il sedere come certe note trasmissioni ci hanno fatto capire. No, si tratta di un altro elemento che va ricondotto al concetto di carisma. Paolo, nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, dice con chiarezza: noi abbiamo un solo Dio, un solo Salvatore, un solo Spirito. Ci accorgiamo però che noi abbiamo una pluralità di doni, di caratteristiche positive. Però tutta questa pluralità viene dallo Spirito, uno. Se noi siamo in comunione con Lui e abbiamo un comportamento che è imitativo di Lui, è chiaro che a questo punto io non posso, con le qualità che Lui mi ha dato, creare disunione nel gruppo. Allora la comunione diventa anche riconoscimento delle qualità che Dio mi ha dato. E quindi fuori dai piedi alle false umiltà. Uno deve sapere le qualità che ha, come è giusto che sappia i limiti che possiede. E deve avere anche la correttezza verso la verità, e questa si chiama umiltà. Umili significa essere corretti verso il vero, di riconoscere le qualità dell'altro, oltre che, e questo è facile, riconoscere i limiti dell'altro. A meno che non siamo innamorati, perché allora i limiti diventano qualità lo stesso. È anoressica, chiamala anoressica, no, è elegante. No, lui è un uomo portato per la manualità. Una volta i nostri maestri adoperavano quel vocabolo. Sì. Sì, oppure è intelligente ma non si applica. Va bene, va bene. Sono cose che succedono. Tuttavia, il criterio appunto è questo. Non dimentichiamocelo mai. La comunione è verticale, orizzontale. Questo ci porta dunque ad avere un rapporto di un certo tipo con gli altri, dove il sentimento e le emozioni hanno un loro ruolo, ma non intaccano il fondamento del rapporto fra credenti. Il secondo elemento è: teniamo presente i carismi che abbiamo noi e i carismi che abbiamo gli altri, perché solo mettendoli insieme si costruisce qualcosa. I carismi sono fatti proprio per essere riassemblati. L'IKEA è stata inventata da Gesù Cristo. Noi siamo l'IKEA dello Spirito. Nel senso che io ho delle qualità, tu hai delle qualità, le mettiamo insieme, creiamo coinonia e la mia ricchezza diventa la tua diventa la mia. E quindi io ne ho due, se sono in comunione con te, e tu ne hai due. E se siamo in tre abbiamo triplice ricchezza, e se siamo in 40 abbiamo 40 volte la ricchezza che singolarmente potremmo avere se siamo isolati. La frazione del pane.
frazione del pane, ovviamente l'Eucaristia è una forma molto antica, è la prima forma linguistica con cui la Chiesa nascente chiama ciò che noi oggi chiamiamo messa. Che cosa sappiamo noi della Chiesa nascente circa questa realtà? Beh, sappiamo una cosa molto importante, che ciò che noi oggi facciamo è strutturalmente identico a ciò che facevano i primi cristiani. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, che gli specialisti datano verso il 55-56, massimo 57 d.C., uno di quegli anni lì, sappiamo che è stata scritta in primavera, dice che lui ha ricevuto dal Signore e giù c'è il racconto della istituzione dell'Eucaristia, cioè la messa che celebrava Paolo, con le parole sul pane e le parole sul vino. E poi c'è una piccola aggiunta che di solito i preti trascurano. Dice: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Kyrios. Questa è la liturgia della parola. Se voi leggete questo testo di Paolo e poi studiate esegesi, vi accorgete che il testo più antico del Nuovo Testamento qual è? Guarda caso, il racconto della passione e della resurrezione. E tutti quanti i biblisti vi dicono perché è di origine liturgica. Quindi fin da subito leggevano quel testo. Noi oggi, ogni domenica, abbiamo letture diverse. Nella Chiesa nascente tutte le domeniche leggevano solo quella roba lì. Quindi già sappiamo che nella Chiesa nascente c'era la messa con la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Non abbiamo però nessun racconto di una messa intera, ma abbiamo un breve cenno in quell'episodio che adesso leggiamo insieme. Siamo alla linea 89. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro. Il dialegheto lo mettete lì, conversava, alla linea 89. E poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. Da questo sappiamo che nella Chiesa nascente esisteva solo la messa vespertina. Non si faceva le messe a mezzogiorno e un quarto. Poi tenete presente un altro dato che a noi sfugge. Per il mondo antico orientale, il sabato era il giorno di festa. Il sabato incominciava il venerdì sera e finiva il sabato sera. Con l'imbrunire del sabato incominciava il primo giorno lavorativo. Vi è chiaro? Per cui il giorno dopo, quello che noi oggi chiamiamo domenica, era il primo giorno di lavoro. Ci si alzava presto e si andava a lavorare. I cristiani cosa fanno? Alla sera del sabato celebrano l'Eucaristia, perché siamo già di domenica. Detto sottovoce in punta di piedi, la vera messa domenicale sarebbe quella del sabato sera, se noi facciamo archeologia liturgica. E vi dirò di più. Nella tradizione ambrosiana, rito ambrosiano, al sabato sera la messa, è interessante, viene preceduta sempre dal racconto della risurrezione. Noi abbiamo le messe tutte uguali. Per gli ambrosiani al sabato sera c'è un qualche cosa che precede la messa. C'è questa piccolissima aggiunta liturgica dove viene annunciato che Cristo è risorto. Siamo all'inizio della domenica, al sabato sera.
nella logica del calendario antico. Dunque, Paolo ci testimonia che le prime messe dunque vengono celebrate al nostro sabato sera, che per loro era l'inizio della domenica. E naturalmente si prolunga questa celebrazione addirittura fino a mezzanotte. Non ci viene detto però quando incominciava. Se voi partecipate ad una messa di rito cattolico orientale, nessuno ve le toglie. Quando è messa breve, cioè quella che noi celebriamo la mattina dei giorni per la settimana, ma quando è messa solenne, arrivano anche alla bellezza di 4 ore. Quindi capite perché noi abbiamo l'obbligo di partecipare alla messa dall'inizio alla fine. Loro basta un frammento di messa. Capite? Per cui voi andate a Mosca, andate in una chiesa ortodossa, voi vedete che la gente entra dentro, sta un quarto d'ora, 20 minuti e poi esce. C'è questo turnover nell'assemblea. Va bene. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Un ragazzo chiamato Fortunato, che stava seduto nella finestra, non capisco perché, va bene, insomma, Eutico, ma vuol dire Fortunato, Eutiche, Eu, bene, Tiche, Fortuna. E poretto, se questa è la fortuna. Fu preso da un sonno profondo, questo mi piace tanto. Mi piace tanto. Un mio confratello, qualche anno fa, mi ha dato alla messa, era mezzanotte e mezza, messa di Pasqua, una gomitata sulle costole, perché io, come Eutico, mi sono addormentato davanti all'apostolo che predicava. Il che vuol dire che Paolo era noioso. Questa è la conclusione. Fu preso da un sonno profondo, mentre Paolo continuava a conversare imperterrito come certi nostri carissimi amici, i quali non si accorgono che la predica è fatta per la gente, non la gente per la predica. E sopraffatto dal sonno cade dal terzo piano. Una bella tombola. E venne raccolto morto. Paolo allora discese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò. E dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, che allungamento di orecchi, partì finalmente. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Naturalmente noi rimaniamo colpiti dal ragazzo, però non ci accorgiamo che qui noi abbiamo la descrizione di un'Eucaristia, la quale è fatta da 3 elementi. Il dialegein iniziale, arton klein centrale, omilein finale. Linea 95, l'ultima parola è omilesas, è un participio che deriva dal verbo omilein. Il dialegein è la didache, è la primitiva liturgia della parola. Arton klein è la parte eucaristica, l'omilein è la parte finale. La predica si faceva lì. L'omelia. Sentite, omilei, gli avvisi parrocchiali, l'esortazione a comportarsi in un certo modo. Quello che fa Don Otello durante le mie messe. Eccolo qua. Questa è l'unica descrizione che noi abbiamo di una messa della Chiesa nascente. È interessante perché
c'era il dialogo tra l'assemblea e il sacerdote. Se voi oggi intervenite durante la predica, rischiate di beccarvi una denuncia per interruzione di atto sacro. E i vescovi hanno proibito le prediche dialogate, tranne nel caso che l'assemblea non sia fatta da bambini. Allora, i bambini si può fare l'omelia dialogata. Io ricordo di aver detto a un vescovo sottovoce, dico, ma qual è il criterio per stabilire se uno è bambino? Solo l'età anagrafica, dico. Perché non si fa così. Non si fa così, punto. Ma anche i preti inventano le preghiere. Non si fa così, punto. Le risonanze le puoi fare dopo, non necessariamente lì. Sì. C'è stata una nota del cardinale Rinze, che non so se sia conosciuta da tutti, dove richiama all'ordine anche questi nostri amici. Sono cose che succedono. Nessun scandalo, nessun imbarazzo, nessuna accusa. Ricordate la famosa battuta che oggi si adopera e si dice, ah, quel documento lì fa parte delle grida manzoniane. Se avete letto i Promessi Sposi, il governo di Milano, in epoca spagnoleggiante, quanti decreti emetteva, e poi nessuno li rispettava. Ecco, questo è il grosso pericolo che purtroppo c'è oggi nella liturgia della Chiesa. Ci sono regole e ognuno si ritiene libero dal non osservare quelle regole, e questo non va bene. No, va bene, c'è una regola, rispettala, ci sarà un motivo. Tu per il momento non la capisci, fidati di chi le ha capite, le ha formulate. Casomai chiedi spiegazione. Vi faccio un esempio concreto, casomai della preghiera possiamo parlare anche la prossima volta. Celebriamo qui in seminario. Chi presiede alla comunione dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dico, alla fine della messa, ti sei accorto, dico, della cretinata? E no, dice, ho citato San Giovanni, il Vangelo di Giovanni, primo capitolo. Dico, non è questione di citazione, tu rientri in questa logica. Alla consacrazione il prete dice, sangue versato per voi e per tutti in remissione dei? Dopo il Padre Nostro c'è l'agnello di Dio, per tre volte. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e subito dopo tu li presenti colui che toglie i peccati, perché la gente l'ha appena invocato così. Se tu dici colui che toglie il peccato del mondo, capisci che rompi una coerenza celebrativa. Non è niente. Presenza reale resta lo stesso, la comunione con Cristo la fai lo stesso, ma dico, la finezza del buon senso. Se la gente ha appena finito di dire per tre volte agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e tu gli dici ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che ti piace o meno, è una stonatura. Non è in coerenza con il programma celebrativo. Tu puoi aver anche citato, dico, il primo capitolo di Giovanni, ma di celebrazione non capisci un Kaiser. Seconda cosa, dico, guarda che il peccato del mondo è quello originale e viene tolto dal battesimo, non dall'Eucaristia. Sì, è intelligente ma non studia. Bene, noi dunque abbiamo questa cadenza dove, se notate, la frazione del pane non è slegata dalla conoscenza della parola di Dio. Dialegein. Noi invece abbiamo fatto dell'Eucaristia molto spesso solo un atto devozionale. Se leggiamo la Sacrosanctum Concilium, questo documento sulla liturgia del Vaticano II dice con chiarezza che Cristo è presente, attenzione all'avverbio, realmente
quando nella Chiesa, durante le celebrazioni, viene proclamata la sua parola. È Lui che la proclama. Si serve della nostra voce, ma è Lui. La prima comunione con Cristo la si fa attraverso l'ascolto. Noi invece riteniamo ancora, come i vecchi preti, prima del Concilio, la liturgia della parola solo una specie di supercatechismo. E quindi la consideravano i vecchi la messa didattica che si poteva saltare e sostituire con una lezione di catechismo durante la settimana. No, è diverso. Lì è presente Gesù Cristo, lì la parola è sacramentale, cioè efficace. È una cosa diversa. Bene, la seconda cosa è questo spezzare il pane. Perché hanno adoperato questo vocabolo e non lo hanno subito chiamato Eucaristia? Perché l'Eucaristia nella Chiesa nascente era collocata dentro a una cena. E questa cena era fatta con il contributo di tutti. E quindi era un atto di condivisione umana prima di diventare un atto sacro. E proprio dentro a questo atto di condivisione umana veniva collocato colui che aveva dato tutto se stesso per gli uomini. La condivisione era una piccola esperienza del dare. E poi si celebrava colui che ha dato se stesso. Quando a Corinto questo criterio non viene usato, Paolo dice, ok, non si cena più, si celebra l'Eucaristia e basta. Perché non potete, nel momento in cui celebrate colui che è stato dono assoluto per gli altri, collocarlo dentro a tutti gli atti di egoismo che voi fate, portandovi il cibo da casa e ognuno mangiando il suo. Mi seguite? Quindi spezzare il pane è un gesto che non mira solo alla presenza reale, ma che mira all'educazione del criterio di dono che tu devi avere nei confronti degli altri. Dono del tuo tempo quando puoi, dei tuoi soldi, della tua attenzione, del tuo affetto e via di questo passo. L'omilein è un conversare familiarmente. Omilein, se io lo devo tradurre dal greco, non è fare l'omelia, è conversare come si conversa in famiglia, dove nessuno è capo, ma tutti siamo fratelli. E allora uno dice all'altro, io ti suggerirei questo, e l'altro suggerisce al primo, io ti suggerirei quest'altro. Capite che è una grossa differenza fra questo omilein e la predica. Tu devi. Per tanti secoli noi abbiamo avuto la predica.